Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Io sono Serena di Ciaccazione e oggi sono qui con voi per parlare del nuovo film di Willie Smith, King Richard. Allora, prima di tutto vi posso dire che questo film uscirà nelle sale italiane il 13 gennaio, quindi correte a vederlo, mi raccomando, perché a me personalmente è piaciuto moltissimo. In più, questo film è candidato al Golden Globe, film è candidato come miglior film drammatico. Per i Golden Globe e come miglior attore protagonista Will Smith. Allora, King Richard racconta, o meglio, scusatemi, racconta la storia di Richard William, nonché padre delle famose tenniste americane Venus e Serena Williams, e lei si chiama come me, quindi voglio dire, non potevo non recensire questo film. E racconta appunto del padre slash allenatore di queste due grandissime tenniste e quello che ha dovuto affrontare e come ha combattuto il fatto che abbia combattuto come un leone per le proprie figlie e per dargli motivo di primeggiare. Sicuramente ci sia riuscito. Come ci è riuscito, ovviamente ve lo racconta il film. Il film appunto parla di questa famiglia, la famiglia Williams, e cosa ha dovuto affrontare, essendo una famiglia nera nella Los Angeles degli anni 80-90, diciamo nel mondo del tennis, che veniva visto come il mondo dei bianchi, perché comunque il tennis viene molto visto, soprattutto in America, come sport per bianchi e per persone ricche. Quindi come abbia combattuto come un leone. Per fare in modo che le figlie primeggiassero. Allora, nel film io ho notato che lui realmente volesse che le figlie diventassero qualcuno perché comunque aveva notato immediatamente la classe delle due figlie, ma allo stesso tempo non le ha fatte comunque gareggiare professionalmente. Prima che ognuna di loro compisse 14-15 anni. Questo perché? Perché lui voleva comunque insegnargli il tennis, a primeggiare nel tennis, ma allo stesso tempo comunque a studiare, a farsi una formazione. Quindi vediamo come inizialmente lui doveva combattere con il vicinato anche di persone bianche e di quanto fosse strano per questi vicini. Che lui spingesse così tanto le figlie a giocare a tennis. Infatti c'è una scena che mi ha colpito molto. Lui ritorna, Richard Williams ritorna a casa con le due figlie dopo un allenamento serale e trova l'assistente sociale a casa con la madre. Di Richard, scusate, con la moglie di Richard, quindi madre di Serena e Venus, e con gli altri figli, perché la vicina di casa pensava che in qualche modo lui facesse qualcosa che non doveva fare nei figli, nel senso le spingesse di più di quello che poteva solo sostenere. Ma purtroppo negli anni 80 e 90 questo succedeva spesso, succede anche adesso. Una persona bianca che chiama gli assistenti sociali perché vede qualcosa che non va in una famiglia nera. Quindi, quando dico che ha dovuto combattere come un leone perché le figlie primeggiassero, non solo rispetto a quanto le due figlie fossero brave, ma anche diciamo alla società del tempo, a quella società che è sbagliata ancora adesso, ma che era sbagliata soprattutto 40-50 anni fa. Quindi, nonostante questo, lui comunque riesce a dare una formazione ottima di tennis alle figlie, in questo, ripeto, in questo mondo del tennis di bianchi, e a riuscire a trovare un allenatore che comunque, nonostante lui non le facesse gareggiare, di continuare a farle praticare, a farle migliorare, per appunto farle diventare le campionesse che in realtà sono diventate. Allora, se parliamo del cast, abbiamo diciamo un bellissimo cast, soprattutto per i due protagonisti, che ovviamente sono Willie Smith, che fa la parte di Richard Williams, e poi abbiamo il nostro Punisher. Cioè, il nostro nel senso per gli amanti della Marvel, il nostro Punisher John Bernthal,
che ricordate, ha fatto anche, se non sbaglio, due o tre stagioni di The Walking Dead, non ricordo qual numero, anche perché lo continuo a seguire, ma vabbè, di The Walking Dead ne parleremo dopo. Però vi dico che l'ho incontrato, è una bravissima persona, che fa l'allenatore Ricky Macchi, appunto quella persona, quel bianco soprattutto, che aveva una scuola di tennis vicino Orlando, ha fatto trasferire tutta la famiglia Williams in Florida e nonostante il padre non desse la possibilità ai figli di giocare, lui ha continuato per qualche anno a essere il loro allenatore, finché finalmente quando Venus aveva l'età, se non sbaglio, di 14 anni, perché era il 94, Venus è dell'80, il 1980, fargli fare il primo torneo dove si scoprì che, insomma, sarebbe stata una stella. Quindi tutti i sacrifici, a quel punto tutti i sacrifici delle ragazze, di Venus e Serena l'anno dopo, che fece la prima gara l'anno dopo. E tutto, diciamo, i sacrifici di questo allenatore e di questo padre hanno dato i loro frutti. Anche se, ovviamente, come sappiamo e come vediamo bene nel film, non è stato facile. Non voglio sinceramente dirvi di più perché voglio che lo andate a vedere, però vi dico che è veramente un bel film. E ci sono alcune scene che fanno un po' male al cuore, nel senso se si parla di società bianche e neri, come ho detto prima, ci sono alcune scene che non mi è piaciuto vederle, però sono scene che esistono tutti i giorni, costantemente, soprattutto in America. Per quanto riguarda invece il regista del film è Reinaldo Marcus Green, scusate, te lo dovevo leggere perché non mi stavo ricordando. Che è un regista molto giovane, un ragazzo di colore americano, molto giovane, molto bravo secondo me. Ha fatto per adesso credo un 6-7 film, non penso di più, e non sono famosissimi. Penso questo sia il. Penso che diventerà. No, che sia. Penso che diventerà il film. Un bel film famoso. Per adesso è il film più famoso che ha fatto. E poi abbiamo le due ragazze molto giovani ma molto brave che interpretano Serena e Venus. Allora, Venus è. Scusate se non pronuncio bene il nome di lei, ma è Sania Sidney. E invece Serena è Demi Singleton. Ad essere sincera, non le avevo viste in altri film, ma le ho trovate molto molto brave, molto concentrate sul ruolo, anche perché credo che non deve essere stato facile per loro interpretare due icone del tennis, quindi fare scene di tennis durante il film, a scene drammatiche, scene in cui magari perdono dei match e quindi sono arrabbiate, e scene comunque per quanto riguarda Demi Singleton, l'attore che ha interpretato Serena, che insomma, alla fine ci sono alcune scene dove lei deve fare un po' quella che è invidiosa, ma nemmeno tanto della sorella. Invidiosa nel senso che ovviamente quando Venus ha iniziato a fare match, diciamo, a gareggiare, Serena, secondo il padre, era ancora piccola, quindi poté solo 1 o 2 anni dopo. E c'era questa cosa, si è vista in una delle ultime scene questa cosa di Serena che voleva anche lei fare come la sorella. Però, devo dire la verità, mi aspettavo nel film di vedere un po' più rivalità tra le sorelle. Invece credo che come nella realtà loro non siano state veramente tanto rivali. Comunque penso che si siano sempre. Anche con un minimo di gelosia, perché voglio dire, quello c'è sempre tra fratelli e sorelle, soprattutto se fanno lo stesso mestiere. Comunque, secondo me, si sono sempre supportate a vicenda. A me personalmente le sorelle Williams sono sempre piaciute. Bellissimo film, anche se poi il protagonista non so, è lui, il padre, King Richard, nel senso King Richard, tra virgolette, Richard Williams. E le figlie sono le non protagonisti del film. Però, ripeto, a me è piaciuto tanto, un film drammatico per la storia in sé, soprattutto per sempre questa rivalità che purtroppo ci sta con i bianchi e con i neri. Ho
più che rivalità, voglio dire, come noi bianchi a volte vediamo anche i neri. E io spero comunque, almeno per uno dei due Golden Globes di vincita, che sia o di Willie Smith o diciamo, del miglior film drammatico. L'ultima parola su Willie Smith, abbiamo visto, noi, allora, diciamoci la verità, Willie Smith l'abbiamo conosciuto come il principe di Bel-Air negli anni 90 e io ero pazza di lui. Poi l'abbiamo visto in Men in Black e altri film in cui fa ridere, però sappiamo anche come in film, come in Sette vite o altri film, che lui sa fare anche la parte drammatica e in questo film ci è riuscito benissimo, quindi speriamo in un finalmente dopo anni e anni di carriera, speriamo in un Golden Globes e comunque speriamo in un Oscar in futuro. Poi volevo ricordarvi, visto che vi ho parlato di questo film che è candidato per ben due Golden Globe, i Golden Globe ci saranno questa domenica e io, Valerio Novare e Valerio Perrone di Ciak e Azione faremo la diretta con voi se volete seguirci per, insomma, come l'anno scorso l'abbiamo fatta per gli Oscar, per vedere chi vincerà, per le curiosità, chi vincerà questi Golden Globe. Da me per adesso è tutto, un bacione a tutti e grazie per avermi seguito e per seguirci sempre. Ciao!